oggi perché vedremo dove vanno Tracy e Jimmy di nascosto. Di nascosto, teoricamente non è proprio di nascosto, cioè nel senso che vanno per i fatti loro. Quindi prima di cominciare mi raccomando un pollicione in su, magari un commento qua sotto con scritto lo stagno. Dobbiamo sfruttare sempre il modo del cambio personaggio. Questa cosa è molto più semplice, ok. Vediamo un po' Michael dov'è sto giro. Michael dove sei? Non è con Tracy, ok, è in casa. Borbottano, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi niente da fare. Amanda, dai che ce n'hai tanti altri, non rompere le palle, vai con quelli. E ritorniamo col signor Clinton, andiamo avanti il tempo e vediamo un secondo se riusciamo a beccare Michael a scaricare quel maiale di suo figlio e quel di sua figlia. Vediamo un pochetto. Dove sono a sto giro? Ah, ok, con il coso da tennis. Va bene, va bene, va bene. Cioè, vi giuro, se io avessi una mucca, cioè, gli darei Amanda come nome. Cambia ancora, raga, niente da fare. Cioè, non è così complicata. Qua andiamo, no, di sera no, è sempre verso il mattino. Comunque siamo verso tipo le 11. Ecco, dalle 11 alle 12 abbiamo le cazzine migliori. Dimmi che sta scaricando uno dei due e niente a casa. Mi sembra che da trovare il cazzin di Jimmy sia il più raro. Quello di Tracy, bene o male, dovremmo averlo adesso. Sei con Amanda. L'altro giorno ci ho messo 2 ore per far venire fuori sta roba. Questa volta mi serve Tracy o Jimmy. Mi dà quella vacca di Amanda. Io veramente sono schifato con questo gioco. Niente raga, e gioca a tennis. E prima prende la mazza e poi va a fare le minchiate. Amanda, facciamo 16 e vediamo un po' se molla Tracy. O anche Jimmy va bene, cioè quello che preferisci. Cosa fai in casa Michael, Dio buono? Ah, che sta litigando. Ok, che lei sclera, sì va bene. Jimmy che gliene frega un cavolo. Loro che urlano e Jimmy che li guarda lì, fa i cazzi suoi. È una cosa semplice, non è complicato. Macchina, Tracy è a casa. Dai, dammi Tracy. Tracy, sì raga, Tracy. Abbiamo Tracy, cominciamo con lei quindi. Ottimo, meno male, ora tutto ciò che dobbiamo fare è seguire Tracy, hanno un percorso prestabilito. Cioè, lasciamo perdere Amanda che l'ultima volta si buggava con una delle cose, ma con l'altra assolutamente no, perché era andato in quel motel, dopodiché segretamente si va a far impastare da qualcuno. In quel periodo Michael e Amanda erano molto arrabbiati, quindi immagino di sì. Signora, sembra un rospo lei, va bene. Tracy se ne va e noi la seguiamo. Se ci avviciniamo dirà anche lei più o meno come Amanda che ha bisogno dei suoi spazi. Potrebbe essere probabile sta cosa. Vediamo. Tracy al momento, raga, non sembra lamentarsi. Va avanti. Magari non mi rileva. Mi ricorda Amanda che spaccava le balle in un modo allucinante proprio. Ci sono due modi per inseguire Tracy. Uno è questo, raga, praticamente. E l'altro aspettare che se ne esca di casa e vada via con la macchina come fa Jimmy con la bicicletta. Il punto è che beccarli in quel modo è quasi impossibile. Cioè, Jimmy lo becchi, Tracy è imbeccabile. E penso più raro addirittura di Amanda che esce dal caffè come scena. Si è fermata. Attenzione. Cosa fa? Si mette a fumare, Tracy. Attenzione, raga, Tracy se ne va a fumare di nascosto. Ma non lo sapevo. Si sta lamentando per il padre. Digli qualcosa. Ma gli ha fischiato come un cane. Beh, giustamente. La rileva e lei urla. Raga, le do una mazzata. Tanto a lei piace il bastone, glielo do in testa e contenta. Dov'è? Qua. Questo è, diciamo, il percorso di Tracy. Uso la stecca da biliardo perché, madonna, raga, da utilizzare è una cosa bellissima. Vediamo se riesco a dargliela principalmente, perché non so se è possibile. Vai, così. L'ho presa! Che se ne va così! Oh, attenzione! Aspetta un attimo! Raga, ha preso una sberla in faccia da suo padre con la mazza! Se ne va così tranquilla! Come cammina, Tracy? Raga, sembra che gli abbiano spaccato il... Guardatela! Tracy! Ma sei scema. Se ne torna qua. Lei lo fa di nuovo. Guardate, si ferma e si rimette a fumare. A casa, raga, non l'avevo mai vista fumare Tracy. Mai vista in vita mia. Questo, diciamo, è il giro che fa Tracy. Ora, vorrei vedere cosa, se è possibile. Aspettate un attimo. Lei è ancora la Tracy originale, no? Vedi, ti voglio bene, Tracy. Tracy è una rompipalle che non risponde mai. Non fa niente di niente. Detto ciò, raga, ora voglio trovare Jimmy. Quello che mi interessa a me, appunto, è vedere dove va anche lui. Oh, se fuma anche Jimmy, Dio buono, che palle, però, eh. Franklin, andiamo avanti il tempo e vediamo un po' cosa ci esce fuori di bello. Qua Jimmy se ne va in casa, poi va a fare i suoi allenamenti di sopra piegandosi come nelle grandi storie. 17, adesso penso che 3 ore siano sufficienti. Io davanti 4, ma 3 ore dovrebbe essere assolutamente sì, perché parte un'altra scena. Tracy che è sclerata, eccetera eccetera eccetera. Jimmy salta fuori. Jimmy, raga, è molto raro. Jimmy è veramente raro. Esce. Ciao vacca Amanda. La volta scorsa l'abbiamo avuto solamente 2 volte in tutta la ricerca, anzi una volta. L'altra volta l'ho avuta cercando a caso. Attenzione, ci siamo, eccolo qua. Ecco Jimmy, raga, ci siamo finalmente. Bravo, bravo Michael. Ok, Jimmy se ne va. Vediamo un po', non dimmi che va a sbattere contro. Ah no, ecco, intelligente. Ce l'abbiamo, raga, finalmente. Guardalo Jimmy. Vediamo dove va. Non è che vada Yusuf, non saprei. Cosa fa con le mani? Fa cose strane. Spero non si elimini, perché GTA ha la brillante cosa di eliminare ogni volta il modello di Jimmy quando succede qualcosa di particolare, ok? Jimmy gira qua attorno, quindi Tracy sembra che sia appena stata impalata. Jimmy invece gira come se fosse tipo un tasso venuto fuori storto da un buco. Dove va? Contro un muro. Attenzione raga, potremmo vedere la demenza senile di Jimmy. Pure lo investono con un caddy. Cosa si è messo in tasca Jimmy? Jimmy si è messo qualcosa in tasca. Allora è andato qua.
si è messo qualcosa in tasca ed è venuto qua. Cosa fa adesso? Se lo mena qualcuno che gli va contro a causa di una programmazione fatta male, raga, rido come un pazzo. Vediamo un po'. Raga, Jimmy si fila nei buchi, cioè lui fa il giro, poi torna da Michael praticamente. Cioè, diciamo, la sua roba sarebbe quella. Vediamo un pochetto, vediamo un pochetto. Vai, Jimmy. Non si lamenta del fatto che Michael gli sia dietro. Tracy urlava come una pazza. Se provavi a parlarle, non ti rispondeva, ma quello lo fa praticamente sempre. Qua c'è l'alieno, raga, Jimmy gira qua. Non è che gira in tondo, ti prego. Cosa fa? Aspettate! Cioè, Jimmy fa così. Jimmy va qua, gira in rotondo, viene su, per poi sbattere contro l'attrezzatura e rimbalzare all'indietro. Non ho capito. Ti prego, menalo, attenzione. No, no, buono, 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 tranquillo. Si è voltato, Jimmy. Cosa fa? Fa la foto all'alieno, raga. Allora, l'alieno voleva menarmi. Jimmy si è fermato e ha fatto una foto all'alieno. Si è sbaggato, gira storto, ha aumentato il passo, raga, come se fosse spaventato. Jimmy sta diventando problematico. Ritorno a fare il giro di prima. Bravo, Jimmy. 1, 2, 3. Passo militare, così mi piaci. Gli vado vicino, sentiamo cosa dice. Cosa fa? Mi ha visto, raga, si è messo a correre appena mi ha visto. Ma sei pazzo? Allora, io sono suo padre, mi ha visto. Si è messo a correre come un cretino qua. Ma Jimmy c'ha dei problemi. Raga, si è fermato. Dove va adesso? Prima si era messo anche qualcosa in tasca. Senza motivo proprio. Jimmy, raga, non so se va dal paninaro, forse. Però ha fatto un giro in rotondo e si è incastrato. Foto all'alieno. Si gratta la schiena. Dopodiché dove va? Dai, Jimmy, stupiscimi. Se gli corro incontro prende paura. Se tolgo tipo la porta qua. Gli ho aperto la porta e esce. Ok. È il Jimmy originale questo. È proprio lui, raga. È proprio lui. Non è proprio come Tracy. Jimmy gira a caso, fotografa gli alieni, si gratta, mette le cose in tasca, non si sa cosa. Non lo considera più come figlio, aspettate. Lo tratta come tratterebbe tipo quest'uomo. Hey, pal. Cioè, era suo figlio fino un attimo prima. Tracy la rileva fino alla fine. Jimmy no. Jimmy viene tipo, non lo so, scaricato come figlio. Non sta riconoscendo Jimmy come suo figlio. Quindi io, se gli sparo col pompa, teoricamente non dovrei avere il messaggio di Jimmy che dice: Wellaba, ho visto che mi hai ucciso, ora mi paghi l'ospedale, come, ok? Big Daddy è arrivato, eh? Non posso sparargli, guardate. Cioè, non si spaventa. Cioè, è suo figlio ma non lo tratta come tale. Ma è bellissima questa cosa. L'ho beccato stavolta, ok? Ma da vicino posso farlo. Jimmy, l'ho atterrato. Vediamo ora, ragazzi, mi chiama e mi manda a quel paese per averlo ucciso, chiedendomi di pagare l'ospedale. Salve, signor. Oddio, cos'è? Una tossica? Signora, ma c'è quello storto. Ah, no, ok, tutto normale, va bene. Dovrebbe chiamarmi Jimmy tra poco, dicendomi se era un emperor, Dio buono. Teoricamente dovrebbe farlo, in pratica non saprei. Ciao, Yusuf, come stai? Hai fatto un po' di barba bianca, eh? Se chiamassi Jimmy, ragazzi, se dovessi chiamarlo, cioè, dovrebbe essere disponibile. Incontra. Jim, it's your dad. I thought we could do something. Guardalo, okay. Accetta la chiamata. Quindi Jimmy, diciamo, muore, ma non devi ripagargli l'ospedale, perché non è più riconosciuto come figlio, quindi non sarebbe più a nulla. Mando a quel paese l'incontro di Jimmy. Annulla attività che non mi interessa più. Cioè, è tuo figlio ma non è tuo figlio, lo puoi uccidere, puoi fare quello che vuoi. È una figata, raga. Questo Jimmy era uno travestito da Jimmy, non potevo ucciderlo, ma quando ci sono riuscito non mi è stata richiesta alcuna roba. Quindi ci sta, raga, mi piace. Con rispetto, devo metraglietta, scomo amuleto, le dare al gattiglio, te lo prometto. Este tema no me llames Peter G, llámame Carl Johnson. Yo me llamo TJ, he vuelto a mi ciudad como se nota.